Il percorso nascita dell'azienda ASL Roma 1 si avvale di tre aree assistenziali rappresentate dalla rete dei consultori familiari, dal centro di diagnosi prenatale del Presidio Sant'Anna e dei due punti nascita dell'ospedale Santo Spirito e dell'ospedale San Filippo Neri. Questo percorso assistenziale garantisce alla donna la sicurezza di una gravidanza seguita in modo adeguato, secondo tutti i criteri, le linee di indirizzo ministeriali, e al tempo stesso un'assistenza, diciamo così, emotivamente valida, in quanto la donna è accompagnata, quasi presa per mano, in tutto questo percorso. È un percorso circolare, in quanto inizia il livello dei consultori familiari, ce ne sono 12 in tutta l'azienda. La nostra rete consultoriale, che è il primo punto di partenza di una donna che desidera avere una gravidanza. La donna spesso viene inviata dal medico di medicina generale, accede a noi, fa quindi il primo accesso e le vengono consigliati tutti gli esami di diagnostica prenatale a lei riservati. Nessuna donna poi uscita dal consultorio deve battersi per cercare un posto per eseguirli. Un buon percorso nascita deve basarsi sempre sulla collaborazione tra ospedale e territorio. Noi siamo un tutt'uno con loro, seguiamo le gravidanze fino alla 36ª settimana e accompagniamo noi stessi attraverso le nostre ostetriche le donne a conoscere i punti nascita, perché arrivare in un posto sconosciuto è veramente una condizione di grande disagio per la donna. Abbiamo istituito nei nostri consultori un servizio nuovo che si chiama Sportello Donna. Questo sportello è dedicato a tutte le donne che vengono seguite al di là dei nostri consultori, però le donne hanno necessità di avere certificati, piani terapeutici per l'eparina, per il diabete. Quindi le donne vengono da noi e trovano una risposta a tutte le loro esigenze. Il centro Sant'Anna è riconosciuto come centro d'eccellenza della donna, dove si eseguono varie attività, l'attività della procreazione medicalmente assistita, l'attività della diagnosi prenatale, dove la donna viene accolta regolarmente dai singoli servizi per eseguire i propri esami e le proprie attività. Per quanto riguarda il percorso nascita, è un percorso molto delicato e dedicato completamente alla donna, per cui si sente sicura, si sente supportata dai vari professionisti che singolarmente seguono le varie fasi della gravidanza della donna. Abbiamo una sala parto, una sala travaglio, una sala operatoria adiacente alla sala parto, e questo permette in caso di emergenza di avere pronta l'emergenza della sala per poter fare un taglio cesareo urgente. Abbiamo un nido, diciamo la caratteristica del nostro reparto è che cerchiamo di prediligere il rapporto madre-bambino, quindi ci sarà lo skin to skin quando nasce il bambino, ci sarà il rooming in e quindi si darà diciamo, una grossa spinta all'allattamento al seno. Abbiamo organizzato anche un percorso riservato per le donne che partoriscono da noi per fare la riabilitazione del pavimento pelvico che serve a proteggere da eventuali prolassi futuri a 6-7 settimane dal parto con due centri di riabilitazione del pavimento pelvico. Noi accogliamo i piani del parto delle pazienti, concordato chiaramente in base alle patologie, alla possibilità che abbiamo, consigliandole su che cosa è più utile seguire parto, momento per momento. Al momento del parto è possibile che si possano scegliere posizioni libere, può usare la liana, può sedersi sulla palla, se la persona sceglie poi delle tecniche più medicalizzate, anche la possibilità della partoanalgesia in travaglio di parto. Sono stata colpita dalla gentilezza. È un ottimo ospedale con un ottimo personale e veramente molto disponibili, si mettono a proprio agio, quindi sì, lo consiglierei.
qui io mi occupo insieme ad altre colleghe dei corsi di preparazione al parto, che chiaramente oggi vengono definiti corsi di accompagnamento alla nascita. Significa proprio far risaltare quelle che sono le competenze innate di una donna e di fargliele conoscere, mettendo anche in risalto quello che è il suo istinto. Chiaramente con l'arrivo della pandemia abbiamo dovuto rivedere questa situazione. Abbiamo scelto questa forma del corso di accompagnamento alla nascita online, quantomeno riusciamo in qualche modo a stare vicino a queste persone. Certo, la pandemia ci ha messo alla prova. Ha messo alla prova la nostra capacità di organizzarci verso una cosa nuova che nessuno conosceva. E allora abbiamo creato, per evitare di creare dei cluster di reparto, delle stanze un po' distaccate dal resto del reparto, in cui le pazienti potevano essere seguite con la solita accoglienza, con maggiori precauzioni, ma con la solita accoglienza, e seguite ancora 24 ore su 24 perché c'erano delle telecamere, senza la necessità di dover entrare continuamente con le protezioni. E noi cerchiamo di fare un ciclo di allenamento continuo apposta sulle procedure più frequenti, sulle eventuali complicanze. E in momenti particolari abbiamo fatto anche dei corsi di simulazione e comunque c'è un continuo scambio di linee guida, di documenti che possano migliorare l'assistenza. Diciamo che il nostro obiettivo è quello di seguire un pochino l'esempio che ci hanno dato i piloti, che sono i primi che negli anni 60 hanno capito l'importanza dell'allenamento alle procedure e della simulazione. I piloti si allenano, dedicano probabilmente la metà del loro tempo a simulare situazioni che grazie a Dio poi non si verificano quasi mai, ma quell'unica volta nella vita in cui succede sono in grado di gestirle, proprio perché almeno in modo teorico lo hanno affrontato. Questo è il reparto di ostetricia del San Filippo Neri. È un reparto che prevede 16 posti letto e la maggior parte delle stanze sono a letto singolo, e questo garantisce anche una certa intimità col proprio partner, col proprio compagno, e al tempo stesso è anche stato un elemento di sicurezza. In periodo Covid abbiamo potuto isolare le donne prima nell'attesa che arrivasse il tampone per verificare lo stato di immunizzazione nei confronti del Covid. Questa sala parto è stata ristrutturata da pochissimo tempo, è composto di 3 sale travaglio parto con accanto il blocco operatorio. Le sale parto sono tutte fornite di strutture per gestire qualunque tipo di emergenza, pur mantenendo il rispetto della nascita, il rispetto di una nascita dolce, e per la gestione delle contrazioni durante il travaglio un metodo non farmacologico è l'acqua. La nascita in acqua è una nascita sicura. In acqua vengono infatti immergere le donne con gravidanze fisiologiche a basso rischio ostetrico. I bambini che nascono in acqua nascono in modo sicuro, passano da un liquido a un altro liquido, hanno un riflesso importante che permette al bambino di non respirare in acqua, e quindi questo fa sì che soltanto dopo praticamente la fuoriuscita dall'acqua possa fare il primo respiro. Il papà e il nuovo nato non verranno mai staccati dalla donna, saranno sempre insieme, continueranno questo percorso dalla nascita poi al reparto. Al reparto la mamma sarà anche sempre con il bambino, e la separazione tra mamma e bambino non avverrà mai.